Ragazzi, vi rubo giusto 10 secondi prima dell'inizio del video. Non so per quale motivo non mi ha registrato la webcam, nonostante io abbia premuto normalmente tutto come faccio sempre. Quindi spero che comunque il video vi piaccia, anche senza la mia brutta faccia, che ci ho fatto anche la rima. Detto questo, vi lascio al video. E ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo con il mio paladino, perché è da un po' ovviamente che non lo porto, perché sto portando avanti quella famosissima serie di leveling che vi sta piacendo tanto. Però ci sono già stati diversi ragazzi che mi hanno detto male di portare qualche raid o qualcosa comunque un po' più aggiornato, tra virgolette, specialmente il raid di Andorus. Come potete vedere, stavo già cercando parti, ma i pezzi di merda, nonostante io sia 930 item level, continuano a rifiutarmi e io volevo evitare di farlo Raid Finder, solo che a quanto pare, non lo so, devi essere Gesù Cristo per fare un raid normal. Io non capisco per quale cazzo di motivo mi declinano, cioè, Dio bello, Dio bello. Sono 9.30, sono 9.29, scusate. Anche perché mi devo cambiare assolutamente questo ring qui, questo neck di merda e questo back, perché sono troppo low. Cioè, più o meno sono tutto 9.30, 9.20, così diciamo di media. Oddio, anche questo ring fa cagare. Bene, vabbè, qui continuano a declinarmi questi pezzi di merda. Io intanto mi sono cenato per i Raid Finder perché, cioè, Cristo Dio, non volevo stare qui tutta la mattina a aspettare. Anche se probabilmente sarà così, visto che Raid Finder mi dà 10 minuti. Allora, nel frattempo che aspettiamo, ci facciamo un bel giretto nella nostra Stormwind. Ok ragazzi, rapido aggiornamento, ci dovrebbe essere quasi perché manca solo un healer, quindi sto aspettando da 10 minuti più o meno e pensavo peggio sinceramente. Mi dispiace che non sono riuscito a portarvi un raid normal con un po' più di difficoltà, ma cioè avete visto, continuano a declinarmi sti rotti in culo. Anche perché potenzialmente adesso vedo un attimo i loot del raid finder quanto sono alti, ma penso abbastanza poco. Droppano 9.15 più. Attenzione però, potremmo avere qualche botta di culo a droppare qualche Titan forgiato. Tipo, per esempio questo back è interessante, non eccessivamente, visto che credo che Mastery perderei abbastanza aste. E eccoci qua. Ok, eccoci qua. Però se non sbaglio il primo boss l'avevo già fatto, infatti. Però non fa niente, mi piaceva finirlo tutto. E spero di non laggare eccessivamente il raid, perché con tutte le spelle che ci stanno rischiamo la morte costantemente. Ah, e se sentite che è una voce di merda, è perché ho un gran raffreddore, però potenzialmente mi sta un po' andando via per fortuna. Tanto i nostri discreti danni li stiamo facendo. Perché, cioè, per il Raid Finder io, secondo me, sono un po' troppo fuori range, nel senso che sono troppo forte, tra virgolette, adesso passatemi il termine, non sapevo come dirlo in altro modo. Però comunque se uno c'ha culo e droppa il Raid Finder, a me ci sono due o tre pezzi che mi farebbero veramente comodo. Come per esempio che io non ho nemmeno un cazzo di pezzo del set, che non so effettivamente a che tier siamo arrivati, però vabbè.
La fortuna è che i boss stanno tutti attaccati, quindi ci sono pochissimi trash di mezzo, roba di 10 minuti e sei già al boss successivo, come invece non era assolutamente nei boss passati, perché ci volevano 20.000 anni per passare da un boss all'altro. Infatti tipo se guardate Black Temple, qualche video magari vecchio di gente che lo faceva prima, cioè da un boss all'altro passavano veramente 7.000 anni. C'è uno sciamano che sta facendo giusto un pelino di DPS, gente che muore. Ecco, come potete vedere già siamo arrivati praticamente al primo boss, il World Breaker. Che non è questo, ma questo è solo un insulzetto. Ok, abbiamo fatto fuori l'insulzetto, adesso dovrebbe arrivare il coso gigantesco, eccolo infatti. Molto bello, molto bello. Si va! Fa moglie male. Qui non posso farvi le prese fighe come quando faccio in instance, perché se qui mi metto FK rischio di beccarmi qualche spell mortale in bocca, capito? Quindi non posso farlo purtroppo, anche se mi piacerebbe farlo. Ogni tanto in questa prima fase praticamente vi targhetta, vi fa una spell addosso, dovete semplicemente levarvi dai coglioni agli altri, perché sennò fate un danno wow e praticamente fate danno a tutti, specialmente se state in mezzo al raid. Adesso è Raid Finder, il danno che fa abbastanza ride, però tipo in normal già penso che se becchi un paio di errori il wipe è quasi garantito. Ecco, invece in questa fase dobbiamo targettare una delle due armi, che di solito è quella a destra, perlomeno nel raid che ho fatto l'altro giorno, in cui ho fatto questo boss, tra l'altro dicevano tutti di targettare quella a destra, non so perché. E invece in realtà hanno targettato la sinistra, perfetto. E adesso farà un AoE, di cui me ne sbatterò altamente il cazzo, perché io ho lo shield e ho acceso le alette, quindi certo non so sprecare DPS, e voilà, senza problemi. Questa è la bellezza del paladino, cazzo, dobbiamo utilizzare queste spell, perché sennò ce l'abbiamo a fare. Perché in quella fase dovete spostarvi assolutamente davanti a lui, perché sennò vi caga in testa. Oh, ripeto, sto facendo Raid Finder, quindi i danni Raid Finder li tenete, una botta del genere, non vi one shot, ma già penso che in normal vi spiana al suolo una cosa del genere. Allora, siamo a un buonissimo 35% e c'è stato solo un morto fino adesso, non so come sia possibile, di solito schioppano tutti come i cretini. Ma che poi sto boss è una cagata, cioè, specialmente Raid Finder, proprio, cioè, sono tre cose da sapere. Ecco, hanno targettato noi, adesso ci togliamo dai coglioni. Eccola che si leva dalle palle, ciao. E questa volta, siccome non abbiamo però la spell, è meglio che forse ci allontaniamo un pelino, per evitare di prendersi una mina in testa troppo forte. Però vabbè, alla fine ero abbastanza vicino e mi ha fatto un milione, quindi c'è roba che se gli stai attaccato magari ti fa 2 milioni, 1 milione e mezzo, non è che ti spiana al suolo. Ok, eccolo che ci saluta, anche se questo boss non giro per un cazzo perché già l'abbiamo fatto. Oddio, quasi quasi ti sparo un coin. No, ce ne sono due, no. Ok, trash ve li saldo che tanto non sono molto importanti, ci vediamo direttamente al secondo boss. Ok ragazzi, abbiamo fatto tutti i nostri trash, siamo arrivati ai due boss, che praticamente, sì, sono uno ma sono due. E l'inculata è che questi io non l'ho fatti mai, non l'ho fatti assolutamente mai nella vita, quindi spero che non siano troppo complicati. Ok ragazzi, si ingaggia, ho ricevuto una breve spiegazione da un ragazzo italiano tra l'altro, per fortuna, e mi ha detto di andare sul viola e di cagargli in testa, di evitare la palla viola, e che quando sono targettato con una spuntina viola sopra di andare nel party, invece quando è rossa di levarmi dai coglioni e esplodere da solo. Principalmente è questo il succo del discorso di Raid Finder, mi ha detto. I danni sono spreadati tutti e due i boss, come posso vedere. Questo erupting cazzo, penso che ci sia da prenderlo in bocca e basta. Ecco, quella è la palla viola che appunto mi stava dicendo lui, però è che vi attira a sé, come potete vedere. E per fortuna si sta allontanando, però sta scopando tutte le parti dietro. Quell'altro boss, si vede che deve stare per cazzi suoi e non fa niente. Perlomeno Raid Finder. Incredibile, appena bisogna fare due cagate di più, muoiono tutti. Cioè, già morti tre persone, già morti tre persone non si può sentire. Sono già morte tre persone, cazzo. Daliano, ok, un'altra volta la sfera viola. Spero che non venga da qua, infatti non va sempre verso i ranged, ciao. Siamo quasi arrivati a un buon 50%. C'è qualcuno che non si è tolto. Porco dinci che disabili. Questo è normale, era wipe. Infatti, quello lì pure indignatissimo.
Cioè addosso al party si è messo sti idiota. Dai che ci siamo quasi, che siamo arrivati al 4%. Vi prego di non whippare adesso e di curare tutti, grazie mille. 3%, muovete sto culo col DPS, coglioni veloci. Dai, eccolo. Dai. Sì. E non ho droppato un cazzo di niente. Però che mi sparo il roll. Loot. Dico niente, dico un cazzo di niente. Me la tengo solo perché c'è l'asta e metti caso che dropperò un leggendario. Mi sono tenuto l'ultimo coin per il boss finale. Mi sto mai che droppassi qualcosa di carino. Allora, adesso ragazzi, come prima, vi faccio soldare tutti gli ad qua e ci vediamo direttamente al boss. Bello questo, Imperator Deconix. Bello tosto. Però è morto. Wow, siamo arrivati. Cazzo, non ho chiesto informazioni su questo boss. Probabilmente creerò come un deficiente. Spero che non faccia cose troppo particolari. No, ci sono un botto di ad in giro. Che cazzo, cioè non ci sono da ammazzare. Perché se vanno sul party abbiamo perso, tipo. Ecco come sta facendo sto tizio, tipo. Questo penso che sia una cosa che dovrebbe fare il tank. Perché il secondo tank, prendere gli ad in giro, cazzo. Perlomeno è sempre stato così. Allora, bisogna stare dentro questo Fell Shield, perché sennò penso che ci siano gravi danni addosso alla nostra testa. Sta succedendo il cazzo di delirio, io non so se sto facendo giusto, spero di sì, spero che non mi considerate un completo disaciato o handicappato, ma non l'ho mai fatto in vita mia, non ho chiesto nemmeno informazioni, quindi sto andando solo e esclusivamente grazie al Deadly Boss e, boh, ha senso. Morto un healer, meraviglioso. Adesso che ce l'abbiamo, ti ammucchiati sti ad del merda, dobbiamo assolutamente fare AOE e farli crepare tutti. Tipo questo che mi va in mezzo al party, fa un macello. Summon reinforcement switch targets. Adesso arrivano gli ad. Vedi, anche Deadly Boss mi dice che bisogna andare sugli ad, quindi. Allora, siamo arrivati a un buon 37%. Questo healer a momenti ci moriva. Adesso già switchare sui cazzo di ad malefici. Questo specialmente che rompe le palle da lontano. Dai che siamo al 2%. Dai che ce l'abbiamo fatta. GG, GG. E non mi ha droppato un cazzo, forse adesso vediamo. Vediamo. Sono pure date forgiate. Marco, però dove servivano? Vaffanculo, me ne sparo pure il roll. Arti fa paura. Vabbè, non potevo chiedere meglio in realtà, perché me ne sono pure date forgiate. Critical Ast, però ci perdo, porca troia. Però per recupero in Ast è qua. Questo pure pezzo è da tenere, questo pezzetto. Quelle sono le spalline veramente belle, sicuramente in futuro mi serviranno, perché Critical Ast è così, 9.30, poi date forgiate. Io ho le spalline di merda, perché sì, sono 9.35, però hanno dei bonus del cazzo. Ok ragazzi, io per questo video vi saluto, spero vi sia piaciuto questo cambio di programma. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.